l'idea dello Spartak nasce 3 anni fa, diciamo. Nasce dopo l'esperienza, i primi 3 anni di Calcio Senza Confini. L'idea era quella di portare il torneo antirazzista dell'Obis e l'esperienza di altro calcio che avevamo avuto e portarla comunque in un livello di competizione federale. Da lì la scelta del nome, infatti, come molti già sapranno, Spartak Lecce non viene da Sparta, ma da Spartaco, ossia lo schiavo che sfida l'impero. Quello che nel nostro piccolo tentiamo di fare, sfidando con un altro modello di calcio, quello che ci troviamo in campo, 11 contro 11, insomma. Io ne parlavo un po' con i ragazzi prima della partita col Campi o comunque con altre squadre. Molte squadre hanno sponsor o comunque finanziamenti, cose di questo tipo. Noi invece viviamo e ci sosteniamo con l'azionariato popolare. Per questo motivo credo che, al di là del successo di un campione di terza categoria, che può sembrare anche poco, insomma, quello dello Spartak sia un successo soprattutto riferito al modello nuovo per il calcio dilettantistico pugliese e comunque anche italiano, cioè sono poche di esperienze tipo le nostre, diciamo. La scelta di non avere sponsor è una scelta libera che abbiamo fatto noi. Diciamo, non è perché per l'assenza di sponsor, anzi, non ti nego che in un futuro ci potrebbe essere anche la necessità di dover andare incontro a sponsor etici o a realtà di questo tipo. Diversi amici, compagni che hanno delle loro attività, dal birrificio al pub ad altre attività di questo tipo, attività etiche, associazioni, comunque ci sostengono ugualmente senza voler, diciamo, inserire il loro marchio, il loro sponsor sulla maglia, sul borsone o sul materiale che realizziamo, proprio per il concetto di azionariato popolare, cioè nel senso si sentono parte di una sorta di insieme che parte veramente dagli spogliatoi con i calciatori che vanno a pagarsi il campo da sé, arriva sugli spalti, passa per il ragazzo magari che ha un'attività e invece di comprare una quota a 10 euro ne può mettere 100, però è una scelta trasversale proprio per, diciamo, portare avanti un altro modello di sviluppo calcistico, diciamo. I colori dello Spartak sono figli anche quelli di Calcio Senza Confini. Il bianco e verde è sempre stato il colore del torneo, che purtroppo proprio quest'anno ha incontrato grosse difficoltà nella realizzazione. Il bianco e verde è stata proprio una scelta di omaggio a Calcio Senza Confini. Sono i colori dell'evento, quindi eravamo anche in dubbio, vabbè, nel nostro stemma abbiamo inserito anche il giallo-rosso a bordino del nostro logo, proprio perché siamo comunque tifosissimi del Lecce e legatissimi alla realtà del Lecce. Infatti soffriamo anche di questo momento un po' difficile del calcio cittadino. E anche il rosso e il nero, che sono magari dei colori più politicizzati, anche lì c'è stata un po' di titubanza nel scegliere il bianco-verde. Alla fine abbiamo optato per questo accoppiamento, diciamo. Siamo arrivati a sto punto, non esiste, Lorenzo, me ne prendi 3 e li segniamo tutti a 5, li segniamo tutti per lo Spartak, alza la vittoria! Sì! Io insieme ad Andrea, Sabrina, Giuseppe, Pierluigi, Marco, sono uno di quelli che ha realizzato l'idea Spartak, diciamo. Il primo anno ho tentato di dare i miei ultimi colpi calcistici, poi un po' per il peso, un po' per l'età, un po' per l'affanno, comunque non ho deciso di passare un po' la linea a livello calcistico. Mi è sempre piaciuto comunque vedere il calcio, seguire il calcio, quindi dal secondo anno sono subentrato io come allenatore. Il primo anno era Alvaro Orlando, che faceva l'allenatore. L'anno scorso è stata un po' una fase sperimentale, ti dico, è in terza categoria e oltre a fare l'allenatore non è tanto una questione di tattica, è più una questione di testa e saper tenere unito un gruppo comunque di ragazzi straordinari. Quello, si può parlare poco di tattiche, al limite ci può essere la sostituzione indovinata, il ruolo indovinato, l'impostazione della squadra, ma al di là di quello non è che si possa andare molto oltre.
mi definisco un allenatore, ma nel nostro caso anche uno psichiatra probabilmente. La squadra, no, di agli scherzi c'è un gruppo di ragazzi fantastico che è in prima linea nella costruzione di tutto ciò. Chiaramente ci sono dei meriti anche miei, di Giuseppe, di Andrea, di Alessio che mi ha affiancato tutto l'anno in panchina. Però ti ripeto, anche quello è un po' limitato rispetto al concetto di allenatore che si può avere nel grande calcio, diciamo. Guarda, lo Spartak prima di tutto è un'esperienza entusiasmante, è un'esperienza, è una grande famiglia, anche se il termine non mi fa impazzire, e lo Spartak è antifascismo, lo Spartak è antirazzismo, lo Spartak è socialità, lo Spartak è portare a campi allo spareggio 500 persone, 500-600 persone a vedere la partita, gente che magari non aveva mai avuto a che fare col calcio, né aveva mai visto una partita. Lo Spartak è un grande successo, è un esperimento e comunque può essere anche un esempio per gestire il calcio in un'altra maniera. Tuttora non è facile portare entusiasmo intorno a questo sport, mi sembra che comunque ci stiamo riuscendo ed è questo uno dei più grandi successi. Per me personalmente è oltretutto un grosso motivo di soddisfazione, al di là dell'aspetto di cui parlavamo prima, seconda categoria, terza categoria, non ci saranno più, ci saranno. Comunque vincere un campionato sul campo è sempre una grossa soddisfazione. Il calcio, quel tipo di calcio è ovviamente un'altra cosa. Il Lecce è il Lecce e punto e basta. Ci piacerebbe magari affrontare la squadra in amichevole, poi un giorno magari si vedrà. Spero di non dover mai giocarci contro, perché molto probabilmente significherebbe che il Lecce è più in brutte acque e non me lo auguro, anzi, essendo tutti noi tifosissimi dei colori giallorossi, speriamo al più presto in una risalita. Crediamo, tra l'altro, che credo personalmente che la piazza di Lecce, nonostante non numerosissima, sia una di quelle che di calcio un po' ne capisce e meriterebbe degli altri palcoscenici, come ha dimostrato in passato di meritare, come ha dimostrato anche, che ne so, domenica scorsa c'erano comunque 4.500 spettatori, che non sono pochi in Lega Pro ultimamente. Dico, ci rapportiamo in maniera... Non ci rapportiamo, ci siamo un'altra cosa, noi siamo lo Spartak, siamo un gruppo di amici, una grossa famiglia, ti ripeto, che fa calcio, ma fa un altro tipo di calcio, cioè è un'altra cosa. Il modello dell'autofinanziamento è magari un altro discorso, chi lo sa che un azionariato popolare o una situazione di questo tipo non possa prendere piede anche a livello societario nel Lecce, visto anche quello che sembra sia per accadere, non lo so se possa finire in mano magari al comune o cose di questo tipo, chi lo sa. E alcuni aspetti potrebbero essere realizzabili, in altri paesi, in Germania c'è l'esempio del San Paoli, che è un esempio vincente, altre società si sono avvicinate a questo tipo di gestione, in Sud America molte squadre hanno uno stadio in cui gestiscono un museo, un bar, o il bar comunque fa parte della stessa società, o comunque cose di questo tipo.
non è facilissimo indubbiamente allacciarlo al territorio o farlo capire immediatamente. Magari potrebbe essere un'idea vincente, però ti ripeto, cioè, viste come stanno le cose nel grande calcio, le difficoltà di nuovi investimenti, comunque soldi nel giro di meno, magari bisognerebbe investire più sul settore giovanile, o su questo ci sono anche delle responsabilità che vanno a toccare anche, che so, anche il comune di Lecce, la gestione totale dello sport cittadino. Noi abbiamo avuto delle nostre difficoltà con Calcio Senza Confini, ok, va bene, torneo antirazzista comunque di un'importanza fondamentale in momenti in cui si fanno largo idee tutt'altro che positive, diciamo, anzi xenofobe, e che cercano di scatenare una guerra fra poveri. Ci sono altri problemi legati all'impiantistica sportiva, non so se hai visto dove siamo seduti, questa è stata la nostra panchina per tutto l'anno. Il campo è pieno, fuori dal campo è pieno di erbacce, il resto è abbandonato, e questo sarebbe il secondo impianto sportivo della città. C'è una sorta di abbandono che purtroppo non è nulla di positivo. A Lecce negli ultimi anni sono scomparse diverse scuole calcio, erano scuole calcio che comunque facevano, oltre allo sport, attività anche sociale, cioè portavano comunque ragazzi a vivere dei momenti di socialità e di sportività positiva. Comunque i ragazzi, che ne so, di qui del quartiere alle mie spalle, alle Vele, venivano tutti a giocare con Grassi, Mec, Juventina o che so altro. L'incuranza e l'abbandono da parte anche del comune o di chi ne ha le responsabilità, dall'assessore allo sport, non so neanche bene dirti chi, perché comunque ci interessa poco, mi interessa poco personalmente, chiediamo poco a questa gente, però vorremmo che la città sotto questo aspetto rispettasse un po' di più il diritto allo sport, un diritto che come altri è stato conquistato con secoli di lotte e battaglie e non è piovuto dal cielo. Non è il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto allo sport, non sono cose che ci sono state calate dall'alto né possono essere affidate esclusivamente a privati. Sono delle cose che bisogna garantire comunque anche alle fasce più deboli della popolazione, sicuramente. Fate cagare! Io ruccato apposta, la giustunato! Più a sinistra un po' lo striscione grande, più a sinistra! Ma sti cori melodici! Levatevi tutti quanti qua davanti, venite tutti via via! Oh, salite sopra! Andiamo la brigata Manico Vivio! Ogni domenica di lavoro, e se qualcuno vuole venire, non si sparca con lui. Devo dire che probabilmente siamo stati un po' il traino riguardo alla presenza della gente sugli spalti. Il primo anno era quasi una sorpresa vedere i tifosi dello Spartak, un po' dove andavamo, insomma, ci vedevano in maniera un po' più particolare. Negli anni successivi hanno imparato ad attenderci, rispettarci o comunque stringere amicizia. Abbiamo conosciuto infatti moltissima gente anche attraverso questo tipo di rapporto, diciamo. Anche il Campi domenica scorsa allo spareggio aveva comunque quelle 400-500 persone alla sua. Una partita di terza categoria con 1000 spettatori non è poco. E noi abbiamo sempre quella media di 200-300 spettatori, a volte anche di più. Però a questo, diciamo che attira anche i tifosi di altre squadre. Capisce se
A noi piace moltissimo continuare a divertirci e portare avanti il nostro modello. L'anno prossimo sicuramente giochiamo in seconda categoria e vogliamo rifare una gran bella figura. Siamo pronti a dare battaglia un po' su tutti i campi. Ho comunque un gruppo di ragazzi straordinario e noi ci proveremo in tutti i modi a far bella figura anche l'anno prossimo. Poi ovviamente va preso tutto un po' a piccole dosi e poi chi lo sa. Niente, io volevo comunque ringraziare tutte le persone, i giocatori, i dirigenti che ci sono stati quest'anno, anche quelli che ci sono stati gli altri anni, che hanno permesso comunque di andare avanti in questo progetto che è autofinanziato. E un grazie ai ragazzi, ai tifosi che comunque ci hanno seguiti il primo anno che siamo arrivati ultimi, il secondo anno che siamo arrivati quart'ultimi e anche quest'anno che siamo arrivati finalmente primi. Cioè portiamo avanti sempre i valori dell'antirazzismo, dell'antifascismo e insomma noi siamo questo e continueremo a essere questo. E killer, e killer, e killer, presidente, e killer, è solo un delinquente, e killer. Ho iniziato a far parte di questo progetto sin dall'inizio. Avevo lasciato il pallone perché non credevo più nei valori di questo sport. Poi grazie a Andrea, Luca, Giuseppe, Pierluigi, Silvio, dai gradoni dell'Opis, dal Calcio Senza Confini, siamo partiti da lì e tra una chiacchiera e l'altra abbiamo deciso di fondare lo Spartak. Mi sono avvicinato a questo progetto, come lo chiamo, più che squadra, anche io tramite Calcio Senza Confini. Anche a me era un po' passata la voglia. I valori su cui si basa questa squadra sono l'antirazzismo, l'antifascismo, il fair play. Quindi poter essere un protagonista, un interprete di questa squadra che ha questi valori mi ha preso molto. Giocato in altre categorie, però quest'anno ho trovato davvero un gruppo molto speciale per me. Non un gruppo, ma una famiglia. Quest'anno mi sono davvero divertito, nello stesso tempo ho fatto un'esperienza grande, molto grande. Vincere un campionato per me è stato una grande soddisfazione. Io mi sono avvicinato allo Spartak quest'anno perché ne ho sentito parlare tramite amici, mi hanno parlato molto bene di questa squadra. È stata un'emozione davvero forte, sia vincere il campionato che partecipare, cioè unirsi ai valori di questa squadra. L'emozione che ti dà il tifo dello Spartak è indescrivibile. Arrivare, entrare ogni giorno in campo e sentire insomma che dagli spalti la gente inizia a gridare il nome della tua squadra, inizia a chiamarti. E segnare ed esultare sotto a tutti quei ragazzi che ci seguono ogni domenica è un'emozione grandissima. Molte volte, spesso, quasi tutti i gol io mi mettevo quasi a piangere perché non ho mai avuto tanti tifosi. La prima cosa che mi è venuta in mente è un detto del gergo calcistico, no? Che i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo. Chi ha potuto vedere, chi ha seguito, chi ha sentito sa che è così, insomma, sa che la brigata, come la chiamiamo noi, insomma, sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo, ma non solo quest'anno, e questo lo vorrei sottolineare, non quest'anno soltanto che abbiamo vinto, ma anche nei primi due anni in cui è partito il progetto, soprattutto nel secondo anno, quando magari ci aspettavamo qualche risultato in più, che insomma il calcio ha detto questo, non sono arrivati. Anni, giocare con tutte quelle persone lì sopra è una cosa davvero forte, soprattutto ti dà la carica giusta per affrontare ogni tipo di partita, perché quando magari cali mentalmente, cali fisicamente, sentendo loro ti danno quella forza, quella volontà di vincere, di chiudere le partite, soprattutto per loro, ma anche per dare la soddisfazione a tutti quanti, a loro che stanno lì ogni domenica puntuali a vedersi tutte le partite, la dirigenza, a tutti coloro che credono in questa squadra, in questo progetto. Sei tu la guida. Vai Mauro. Vai. Io non parto, aspetta. Siamo la tonalità. Vai. Siamo la brigata, manico mio, ogni domenica ti diamo il cuore. E se qualcuno poi ci seguirà, forza Spartaco lui canterà.